Allora, io comincerei a fare delle precisazioni, no? Perché io alla fin fine sono molto convinto che una società e quindi uno Stato, un popolo, alla fin fine in una democrazia ha effettivamente la classe dirigente che intende avere. Sono delle precisazioni che passano attraverso una serie di osservazioni. Questo è un paese in cui ogni anno e mezzo circa, ogni anno e 8 mesi, 10 mesi, viene emanato un provvedimento di clemenza, un condono fiscale, un condono edilizio, un'amnistia. Questi provvedimenti, questi condoni, hanno bisogno, perché abbiano un senso, che sia prima esistita una devianza massiva. Si fa un condono fiscale quando tanti cittadini non hanno pagato le tasse. Si fa un condono edilizio quando tanti cittadini hanno costruito, hanno modificato, senza osservare le regole che tutelano l'ambiente o le regole che stabiliscono come si debba costruire ed edificare. E allora, se il punto di partenza è questo, poi diventa sostanzialmente un dato scontato che la costruzione complessiva sia una costruzione che si basa sulla deviazione delle regole, perché ciascuno tende a fare l'interesse proprio, senza curarsi minimamente degli interessi degli altri. Questa è una prima osservazione. Una seconda osservazione, che ancora riguarda lo stesso tema, passa attraverso una specie di aneddoto, una cosa veramente accaduta che vi racconto. C'è un ragazzo che sta in un paese, abbandona questo paese per andare a studiare in una grande città, studia, fa l'università, si laurea, ottiene un lavoro che gli dà soddisfazione. A un certo punto, per motivi contingenti, per motivi di lavoro, torna al suo paese. Deve tornare, si ferma un giorno, 2 giorni, per fare delle cose. Si ricorda del suo compagno di banco, dice: "C'è che vado a trovarlo." Questo lavora all'anagrafe e sta dietro uno sportello. Davanti allo sportello c'è una fila di 20 persone. Lo sportellista, quello dell'anagrafe, quando vede il suo amico, lo saluta, esce da dietro lo sportello, lo abbraccia e gli dice: "Dai, dai, andiamo a bere un caffè, chissà quante cose hai da raccontarmi." Quello gli dice: "Guarda, facciamo così, ci sono 20 persone che aspettano che tu gli dia la risposta, il certificato, quello di cui hanno bisogno. Facciamo così, invece di prendere il caffè adesso, ci vediamo a pranzo, tu finisci il tuo lavoro e poi noi tutti insieme, noi andiamo insieme, tu e io a pranzo e ci raccontiamo tutto quello che vogliamo." All'unisono la fila risponde con una voce sola, la voce di tutti che si incrocia con quelle degli altri: "No, no, vada, vada per cortesia, perché se no fa come ieri, che si è arrabbiato, ha tirato giù la clerca, ha chiuso tutto e se n'è andato a casa." Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che i cittadini hanno i servizi alla fin fine che sono in grado di ottenere. Se quei signori che stavano in coda avessero preteso avessero esercitato i loro diritti e preteso la correttezza da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, le cose sarebbero state diverse. Però, per pretendere che i servizi funzionino, bisogna anche fare un po' di fatica. Queste 20 persone sarebbero dovute andare dal superiore della persona scorretta e avrebbero dovuto lamentarsi del fatto e chiedere che in futuro il signore dietro lo sportello si comportasse correttamente. E già era la prima fatica. Avrebbero potuto ottenere una risposta negativa: "Ma come? I nostri impiegati sono tutti estremamente rigorosi, vi inventate le cose, chissà cosa avete." E sarebbero dovuti andare dal superiore del superiore a dirgli: "Guardi che l'impiegato si è comportato in questo modo, il superiore ci ha dato questa risposta, e allora cosa facciamo? Qua noi siamo dei cittadini che hanno diritto di avere il certificato, non di vedersi tirare giù la clerk quando uno si arrabbia." E magari avrebbero ricevuto una risposta analoga e sarebbe stata la seconda fatica. E allora avrebbero dovuto affrontare una terza fatica. E tutto questo costa fatica. È molto più facile, è molto più semplice limitarsi a lamentarsi. Ci si lamenta e non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire
io credo che la prima cosa da fare sia guardare il comportamento proprio, il comportamento che teniamo ciascuno di noi. Ci sono chissà quanti esempi che si possono fare al di là del pagamento delle tasse, al di là dell'osservanza delle regole che riguardano l'edilizia. Proviamo a guardare la circolazione stradale, per farne uno. Qual è il rapporto dei cittadini italiani nei confronti delle norme banali del codice della strada? Qual è il comportamento usuale dei cittadini italiani per quel che riguarda la sosta delle vetture, per esempio? Allora, io credo che non si possa pretendere che il tasso di legalità sia elevato, quando tanti cittadini, non so se la maggioranza, ma sicuramente tantissimi cittadini hanno come abitudine quello di eludere o di violare direttamente